Addio Giocolandia, lo storico parco divertimenti in funzione dal 1999 nell'area di Pratilia lungo la declassata su un terreno di Consiag sarà demolito perché completamente abusivo e privo di qualsiasi autorizzazione amministrativa. A decretare la fine dell'attività è stato il TAR, che ha riconosciuto le ragioni del Comune di Prato che a febbraio di quest'anno, al termine di una serie di verifiche, ha ordinato la cessazione immediata e la demolizione delle opere abusive non autorizzate, in pratica l'intero parco giochi. La proprietà dovrà provvedere subito allo smantellamento perché in caso contrario lo farà il comune con le sue ruspe. Il procedimento amministrativo degli uffici comunali prende il via nell'estate dello scorso anno dopo che Consiag si fa vivo con Giocolandia per chiedere di liberare l'area in quanto abusivamente occupata e invia per conoscenza la lettera al comune, comune che butta subito gli occhi sulla faccenda e si attiva fino ad arrivare all'ultimo capitolo di questi giorni. L'avventura di Giocolandia comincia 18 anni fa quando l'amministrazione comunale autorizza per un anno l'installazione di un piccolo parco giochi per bambini. La relazione tecnica entrata nel fascicolo del TAR parla di un parco che avrebbe dovuto svilupparsi interamente all'aperto su una superficie complessiva di 3.200 metri quadrati. Nel tempo Giocolandia si amplia fino a occupare una superficie di quasi 5.000 metri quadrati. Il comune se ne rende esattamente conto il 5 ottobre del 2016 nel corso di un sopralluogo dal quale emerge, si legge nel provvedimento del TAR, una struttura completamente diversa da quella autorizzata e priva delle necessarie autorizzazioni ai fini della prevenzione incendi e dell'abitabilità. Nell'area tendoni, moduli prefabbricati utilizzati come biglietteria, bar, cucina e deposito, servizi igienici, locali a uso abitativo, container e due case mobili. Il 6 febbraio scorso il comune ordina l'immediata cessazione